Di oggi riguarda come affronta il tema del rischio legato al dissesto idrogeologico, e, con particolare attenzione a quella che è il fenomeno della caduta massi. Il webinar sarà tenuto dall'ingegner Petrocelli, che diciamo, da tempo collabora con GeoStru e che riteniamo una persona estremamente competente in questo tipo di problematiche. Farà un breve excursus sui geni teorici riguardanti appunto la caduta massi, per poi presentare delle case history legate quindi a interventi reali che sicuramente potranno tornare utili come spunto a chi dovrà affrontare in seguito questa problematica. No. Prima di passare la parola all'ingegner Petrocelli, vorrei semplicemente fare una piccola presentazione dell'azienda, della GeoStru. GeoStru, partirei diciamo con dei numeri, un po' con delle statistiche. La nostra è una clientela che più o meno arriva a circa 9.000 clienti, abbiamo 81.000 licenze e attivazioni installate in tutto il mondo, almeno in 50 paesi, diciamo, del mondo. E questo naturalmente significa che GeoStru può essere considerata una delle società più note a livello di software geotecnico e soprattutto di servizi. Come diciamo, proponimenti di servizi. Questo che cosa significa? Significa che i nostri prodotti sono prodotti affidabili. Dunque, questi numeri che vi ho appena detto, in che cosa si traducono? In qualità soprattutto dei nostri prodotti. Perché, come vi dicevo, sono software ormai affidabili al 100%, soprattutto sono veloci grazie anche alla riscrittura di alcuni di essi in nuovi linguaggi di programmazione molto più diciamo, efficienti dal punto di vista informatico e soprattutto sono software validati. Inoltre c'è l'assistenza che noi forniamo a tutti i nostri clienti ed è un'assistenza che mi sento di dire è 7 giorni operativa 7 giorni su 7, perché se necessario anche sabato e domenica i nostri tecnici riescono a intervenire. Ma soprattutto la nostra, noi ci sentiamo di garantire soprattutto sicurezza e privacy. Quali sono, diciamo, i nostri prodotti? I nostri prodotti desktop spaziano un po' dalle strutture, quindi edifici in cemento armato, fondazioni, scatolari, alla geotecnica, quindi con muri, paratie, applicazioni ad elementi finiti che hanno un notevole impegno di calcolo. Poi abbiamo appunto prodotti prettamente utilizzati da geologi che riguardano appunto l'elaborazione di prove in situ, di prove di geofisica, risposte sismica locale e poi anche software che riguardano il rischio idraulico o comunque l'idrologia. A questo tipo di software diciamo desktop si aggiungono poi anche moltissime applicazioni web, molte delle quali sono gratuite, quindi la maggior parte, che riescono, diciamo, sono di utilità abbastanza, ecco, sono molto utili soprattutto per calcoli di tipo speditivo. Tra le app disponibili in web abbiamo per esempio il calcolo delle parcelle per architetti, per geologi o ingegneri, ci sono app che calcolano il trasporto solido in una sta fluviale oppure la messa in sicurezza per la copertura di una discarica. O che ne so, gli spritz beton, le terre rinforzate,
date o il software per la determinazione dei parametri sismici di un sito, nonché GeoStrumAPS. Quindi sono tutte applicazioni che poi appunto trovate nella, nella sito GeoStrumAPS, che, per il quale poi vi darò il riferimento alla fine. E infine, sempre nelle app, abbiamo anche una delle applicazioni più usate, che è quella sul computo metrico estimativo, che, nella quale appunto sono riportati i prezzi ari di tutte le regioni d'Italia e sono anche prezzi ari aggiornate di volta in volta che vengono fatte delle revisioni. Sempre dal punto di vista web abbiamo appunto dei servizi di tipo WebGIS, uno dei quali è GeoRisk, di cui vi parlerà brevissimamente il collega dopo di me, e poi c'è anche la, il servizio GeoDropbox, che appunto dà la potenza, diciamo, estende quelle che sono le potenzialità di un cloud con il GIS e consente quindi l'archiviazione di documenti tramite GIS. Quindi noi possiamo utilizzare questa app per catalogare tutti i nostri documenti, i nostri lavori, geolocalizzandoli. E noi in questo periodo stiamo anche aggiornando tutti i nostri software in modo tale che si possano collegare direttamente a questo servizio, a questo cloud GeoDropbox, permettendo appunto di salvare i documenti di un lavoro o di una qualsiasi relazione direttamente in cloud, e questo significa poi non solo poterli ricercare immediatamente in base alla posizione, ma anche condividerli con chi, con un collega che aderisce allo stesso servizio. Infine ci sono anche delle applicazioni Android, ve ne cito alcune, quindi utilizzabili su smartphone, per esempio il GeoRisk, però versione Android, che permette appunto di verificare il rischio di una certa località sfruttando semplicemente il posizionamento GPS dello smartphone, oppure inserendo, diciamo, permette di acquisire il pericolo di una qualsiasi abitazione mettendo direttamente la via, cioè l'indirizzo e il numero civico. E poi c'è l'app GeoPix, che permette di creare documentazione fotografica sempre geolocalizzandola in cloud. Quindi qualora noi ci trovassimo in un cantiere e abbiamo la necessità di fotografare determinate situazioni, queste foto poi possono essere archiviate e geolocalizzate, e quindi sicuramente di utilizzo abbastanza, è un servizio molto utile. Infine, per completare la mia breve descrizione sull'azienda, vi segnalo l'esistenza della piattaforma per i corsi, che si chiama GoMeeting, accreditata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, e quindi tutti i corsi che sono presenti sulla piattaforma, che riportano questi codici che vedete qui in basso, sono corsi riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Geologi per il riconoscimento dei crediti formativi. Tra questi avviene appunto uno, che è quello tenuto dall'ingegnere Petruccelli, proprio sul fenomeno della caduta massi, che appunto vi presenterà lui a breve. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. Qui vi lascio i riferimenti dei siti dove sono disponibili tutti questi servizi che vi ho elencato. Adesso passo la parola all'ingegner Castagnino, che vi parlerà brevemente dell'app GeoRisk, e invito di nuovo tutti, per chi non mi avesse sentito all'inizio, di mantenere il microfono e le webcam disattivate, perché l'ingegner Petruccelli risponderà alle domande alla fine della sua presentazione. E poi l'evento comunque verrà registrato, per cui sarebbe opportuno che venissero mantenute spente le webcam e eventuali microfoni attivi. Io vi ringrazio l'attenzione e passo la parola all'ingegner Castagnino.
Salve, buonasera, mi sentite? Allora, io sono come ringrazio la collega, l'ingegnere Ripelli per la parola. Passerei subito a farvi vedere brevemente alcuni servizi che ha già citato la collega precedentemente, ma andremo a vederli in più in dettagli. Rubo poco, massimo 10 minuti per farvi vedere più o meno le funzionalità. Ok, la prima applicazione che, come ha già spiegato la collega, è GeoPix. GeoPix è un'applicazione Android, quindi per dispositivi mobili, in cui si può generare un efficace e efficiente, soprattutto report fotografico di cantiere. Infatti, l'utilizzo è molto semplice, basta scaricare l'app sul proprio dispositivo Android. Dopodiché registrarsi direttamente dal dispositivo e si avrà a disposizione uno spazio cloud, quindi uno spazio di memoria su cui registrare le proprie foto. Cosa fa GeoPix? Praticamente io, tecnico, vado in cantiere e ho necessità di scattare delle foto a determinate opere, a determinati lavori e localizzarli su mappa. Quindi, dopo aver registrato, essermi registrati sulla piattaforma, andrò e farò il mio scatto, creerò un progetto, una cartella, quindi organizzerò il tutto in maniera organizzata, quindi in maniera efficiente, andrò a fare lo scatto della foto e partirà in automatico la geolocalizzazione, che la geolocalizzazione della foto avviene con un particolare algoritmo che aumenta la precisione. Una volta scattato e inserite le informazioni della foto nel cantiere, ci sarà un upload immediato nel proprio cloud personale. Perché proprio nel cloud? Perché una volta salvata sul dispositivo la foto, quindi inserite tutte le informazioni, tutti i tag per la sua indicizzazione, quindi la sua ricerca, la particolare di GeoPix è che si ha anche la possibilità di visionare i propri lavori, quindi i propri scatti e le proprie informazioni su una dashboard web collegata all'account appena creato. Quindi collegandosi sulla piattaforma, inserendo le credenziali, si avranno i propri progetti, le proprie foto suddivise in progetti, scattate in sede di cantiere, con tutte le informazioni come latitudine, longitudine, altezza, le note. E oltre alla foto che è possibile scaricare sul proprio PC, verrà visualizzato il punto esatto su mappa dove è stata scattata la foto. L'applicazione è come detto, è un'applicazione Android con l'interoperabilità con il proprio PC e permette anche l'utilizzo simultaneo, quindi la collaborazione tra un ufficio, tra colleghi, in cui uno, per esempio, è in campo, sta scattando delle foto e l'altro può controllare il lavoro, quindi può avere visione del lavoro in campo attraverso la dashboard web. Altre applicazioni che ha citato la collega è GeoRisk. GeoRisk fa parte sia un'applicazione mobile, quindi Android sui dispositivi mobili, ma anche c'è la parte web sulle GeoApp. Le GeoApp, come detto dalla collega, sono degli applicativi online, la maggior parte gratuiti, quindi non si ha bisogno di particolari installazioni sul PC. Dove è possibile effettuare, calcoli e progettazioni direttamente online. Le applicazioni generano un file anche in relazioni dettagliate e precompilate in base agli input descritti, inseriti dall'utente, i risultati ottenuti dall'utente, e in più permettono di salvare i progetti e riaprirli in un secondo momento. Tra questi, come detto, c'è GeoRisk Web. Che come si può vedere dall'interfaccia, ha la possibilità, è uno strumento di consultazione cartografica in cui i vari layer delle Google Maps, delle mappe Google, quindi si avranno tutte le mappe Google, dal satellite alla topografica, alla stradale, all'ibrida, cioè quella con il satellite più le etichette, i label delle strade.
Vengono sovrapposti i vari layer del Ministero del Servizio del Ministero dell'Ambiente UMS e come del piano di assesso idrogeologico, il PAI. Quindi si avrà un layer del rischio frane, un layer del pericolosità frane, rischio alluvione e rischio valanga. A questo viene aggiunto il catasto, quindi il servizio fornito dall'Agenzia delle Entrate, quindi il web map service dell'Agenzia delle Entrate. Quindi una volta attivato il catasto si genererà i tasselli che compongono il layer UMS dell'Agenzia delle Entrate del catasto con le informazioni delle particelle, dei fabbricati, il numero delle particelle che verranno sovrapposti all'IRPI del Ministero dell'Ambiente e delle mappe base Google. In questo modo e anche attraverso lo slider dell'opacità disponibile nell'applicazione è possibile fare delle analisi in base alla proprietà dell'analisi del rischio idrogeologico in base alla proprietà, quindi alla singola particella. E il resto fare anche delle relazioni, delle analisi di dissesto idrogeologico in una determinata zona. E in più è aggiunto un layer dei bacini idrografici principali interattivo, un attimo che carica, in cui vi sono elencati i bacini principali dell'intero territorio nazionale, dove una volta cliccato sul bacino vi è l'opzione estrae coordinate che scaricherà un file CSV con le coordinate tridimensionali del bacino idrografico selezionato. Questo file CSV è importabile nel software Hydrologic Risk, rischio idrologico di GeoStrue, e verrà importato quindi la geometria, il contorno del bacino selezionato, la geometria. Tengo a precisare che il layer delle informazioni del PAI, quindi sono sull'intero territorio nazionale, e nazionale anche il layer delle particelle, quindi il catasto fornito alle agenzie delle entrate, sono su quasi tutto il territorio nazionale, e un'opzione aggiuntiva inserita in questa applicazione web è il layout di stampa. Infatti, una volta creata il nostro layout con selezionata la nostra zona con il vario rischio idrologico, premuto sul tasto stampa è possibile generare automaticamente un layout già precompilato della zona in cui si sta visualizzando. È possibile inserire un titolo, le informazioni del professionista e in più la mappa è navigabile. Quindi una volta selezionato il layout, fatta partire la stampa, noi possiamo ancora navigare all'interno della mappa, quindi un layout interattivo. Vi sono quattro tipi di layout di stampa: orizzontale, verticale A4, orizzontale e verticale A3. Completano il servizio una barra di ricerca di località e il servizio di geolocalizzazione. A questo servizio, l'ultimo servizio che andrò a far illustrare è GeoStrue Carta Geologica. GeoStrue Carta Geologica, sempre all'interno delle GeoApp, è sempre un servizio di consultazione cartografica delle carte geologiche in scala 1 a 500.000 del Ministero dell'Ambiente e 1 a 50.000 del progetto CARG. Per quest'ultimo i dati sono quelli di proprietà dell'ISPRA, e l'utente può visualizzare sempre la mappa dell'intero del territorio nazionale sovrapponendo la mappa della carta geologica 1 a 500.000 o a discrezione dell'utente può inserire la carta, i fogli del progetto CARG della sua zona che vuole indagare. Naturalmente, una volta inseriti e attivati i layer della carta geologica e il progetto CARG, verranno richiamate le leggende disponibili, le leggende pubbliche disponibili del progetto CARG. Basta selezionare la regione, la provincia, la regione, dopodiché, una volta inserita la regione, è possibile scegliere il foglio desiderato. Comparirà la leggenda di quel foglio, del foglio specificato.
Però non finisce qui, in quanto questo tipo di servizio, oltre anche, come vedete, abbiamo le varie mappe Google sempre disponibile, abbiamo inserito delle funzioni di editor, cioè si possono disegnare su mappa, si possono prendere appunti su mappa, per esempio delle linee, dei poligoni, dei rettangoli, si può disegnare su mappa e anche modificare le geometrie a proprio piacimento attraverso la funzione editor, spostare, e non finisce qui, ma c'è anche la funzione esporta. Una volta disegnata su mappa, verrà esportato un file contenente tutte le informazioni, tutte le forme che abbiamo creato, un formato GeoJSON che è importato su un software GIS come QGIS, verrà letto e il software stesso QGIS individuerà le geometrie di tipo puntuale, linea e poligono. Poi diciamo poligoni. Se seleziono tutto, ok, verranno importate le geometrie con le stesse coordinate che sono sul servizio. Le coordinate sono quelle geografiche, quindi codice PSG, coordinate VGS84 con codice PSG 4326. Quindi avremo a disposizione un servizio di download delle geometrie create e georeferenziate. Questo era l'ultimo servizio che volevo mostrarmi. Ho cercato di andare a essere più rapido e conciso possibile, e quindi potrei passare la mano al collega Petrocelli, se mi dà un cenno che è pronto. Pronto. Ok, posso passare la linea al collega Petrocelli che inizierà il webinar. Ok, sì, ti sento. Presento. Ok, che presenterà le slide della presentazione del webinar sulla caduta massi. Grazie e arrivederci. Buonasera a tutti i partecipanti e ai relatori. Sono ingegnere Gabriele Petrocelli, ingegnere per l'ambiente e il territorio ad indirizzo difesa del suolo. Nell'ambito della mia attività professionale mi occupo di progettazione e direzione dei lavori di interventi mirati alla mitigazione del rischio idrogeologico. In questa presentazione vi parlerò dello studio del fenomeno della caduta massi, studio integrato quindi dalla fase di rilievi fino alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo versanti e costoni rocciosi. Quindi il target principale è lo studio delle frane, dei movimenti franosi in roccia lungo i versanti e i costoni rocciosi. Infine vi illustrerò qualche caso di studio. Chiaramente il tempo a disposizione è ristretto e l'argomento è molto vasto, ma chiunque volesse approfondire l'argomento della caduta massi lo può fare tramite un corso che ho preparato per la GeoStru e che vi ha accennato prima l'ingegnere Lippelli, che saluto e ringrazio per avervi dato l'opportunità di partecipare in qualità di relatore a questo webinar. Di seguito riporto i link per accedere, per iscriversi al corso molto interessante, affronta tutte le problematiche, quindi dal rilievo dei fronti lapidei alle ispezioni geostrutturali, per poi focalizzare l'attenzione sulla caratterizzazione degli ammassi rocciosi e sugli interventi di difesa idrogeologica, di difesa attiva e di difesa passiva. In particolare, vediamo un poco, il corso è strutturato secondo 7 unità didattiche. Una prima unità didattica, premesse e definizioni. Nell'unità didattica numero 2 vi è tutta la trattazione delle indagini e dei rilievi funzionali alla caratterizzazione geotecnica e geostrutturale dei versanti lapidei. Quindi dal rilievo geometrico tridimensionale, fotogrammetrico con laser scanner, alle ispezioni puntuali e dei rilievi in parete mediante
geologi rocciatori, stemmi medici o meccanici, il tutto funzionale ad una caratterizzazione in termini geologici dell'astro-roccioso. Quindi caratterizzazione che affrontiamo nell'unità didattica numero 3, secondo Peniaschi o secondo Romana, e nell'unità invece didattica numero 4 andiamo a caratterizzare tutti i possibili cinematismi che possono verificarsi in seno ad un costone roccioso in relazione alle caratteristiche delle discontinuità presenti in affioramento e pertanto in relazione alle caratteristiche di quest'ultime rispetto all'orientazione del fronte lapideo. Nell'unità didattica 5 andiamo invece ad approfondire quali sono i modelli analitici previsionali delle probabili traiettorie dei massi in caduta, quindi modelli bidimensionali e tridimensionali, e approfondiamo anche le potenzialità dei software della GeoStru, GeoRock 2D, in particolare il GeoRock 3D, per analisi bidimensionale e analisi spaziale delle traiettorie dei massi in caduta. E poi l'unità didattica numero 6 affronta invece le tipologie di interventi di ingegneria geotecnica volte alla mitigazione del rischio idrogeologico, quindi nelle due macro categorie di interventi di difesa attiva e di interventi di difesa passiva. Poi presento l'unità didattica 7, presento un case history, e l'unità didattica 8, un test di valutazione per l'assegnazione a ciascun partecipante dei 5 crediti formativi validi per l'aggiornamento professionale. Partiamo con la presentazione. Quindi, dissesto idrogeologico è l'insieme dei processi morfologici che hanno un'azione fortemente distruttiva in termini di perdita di suolo, quindi e nei confronti di manufatti coinvolti nel movimento, nei movimenti franosi. Il dissesto idrogeologico abbraccia vari fenomeni, a partire da quelli dell'erosione superficiale e sottosuperficiale fino alle vere e proprie frane, quindi catastrofiche. Il concetto di rischio. Il rischio è dato dal prodotto della pericolosità naturale per la vulnerabilità per l'esposizione, dove per pericolosità naturale si intende la probabilità che un dato evento possa verificarsi in una data area in un certo periodo. Per vulnerabilità invece il grado di danno atteso nei confronti di un elemento o di un insieme di elementi. La vulnerabilità varia in un range compreso tra 0 e 1. 0 nessun danno, 1 distruzione totale. E poi abbiamo gli elementi a rischio, e quindi le attività, le abitazioni, la popolazione, tutto ciò che viene coinvolto in un evento di frana. Qualche dato estratto dall'ISPRA, in particolare dal progetto IFPI, Inventario Fenomeno Franosi, che è la più grande banca dati a livello nazionale sui fenomeni franosi. Allora, circa un terzo del totale delle frane in Italia sono ascrivibili a fenomeni a cinematismo rapido, quindi crolli, colate rapide di fango, e quindi caratterizzati da velocità elevate, quindi da elevata distruttività, e quindi spesso si ripercuote in perdite, conseguenze molto molto gravi in termini di perdita di vita umana. In Italia abbiamo circa censite 600.000 frane, quindi un dato molto molto rilevante. Per movimento franoso si intende un movimento controllato dalla gravità, sia esso superficiale o profondo, rapido o lento, di materiali costituenti un versante. Molte possono essere le cause preparatorie di un evento franoso, ma solo una è la causa determinante o scatenante. Le cause quindi possono essere predisponenti o preparatorie e determinanti, e possono avere caratteristiche, le cause intrinseche, geomorfologiche, antropiche e fisiche. Intrinseche sono legate alle caratteristiche del materiale costituente il versante, quindi il grado di fratturazione, la presenza di discontinuità, l'orientazione di quest'ultime sfavorevole, eccetera. La geomorfologica invece sollevamento tettonico, quindi presenza di una tettonica spinta, eccetera. Fisiche, precipitazioni, i terremoti, le escursioni, quindi i fenomeni crioclastici. E poi abbiamo le cause antropiche,
e quindi legate all'attività umana, quali ad esempio uno scavo di sbancamento al piede di un versante, eccetera. In relazione, vediamo un po' la classificazione delle frane secondo Varn e Cruden-Varn, abbiamo quindi in relazione al tipo di materiale e al tipo di materiale coinvolto e al tipo di cinematismo. Quindi abbiamo i crolli, gli scorrimenti rotazionali e traslativi, i colamenti e le espansioni. Questa è la scala di velocità, che è molto importante, perché per sapere se possiamo o meno convivere con un movimento franoso è dirimente conoscere la velocità del cinematismo, del movimento. Pertanto abbiamo 7 classi, dal movimento estremamente lento ad un movimento estremamente rapido. Man mano che ci avviciniamo dalla classe 1 alla classe 7, diventa sempre più difficile convivere con il movimento franoso e la frana diventa sempre più importante in termini di danni che essa può arrecare sia al patrimonio edilizio che alla popolazione. La caduta massi. La caduta massi è un tipo di movimento franoso che si manifesta con il distacco di blocchi dalla propria sede. Questo distacco avviene sempre per superamento della resistenza al taglio lungo dei giunti di discontinuità che isolano i blocchi. Giunti che possono essere sia di natura tettonica che di natura stratigrafica, che insieme all'orientamento del fronte possono isolare questi grossi blocchi che, diciamo, superando la resistenza al taglio lungo le superfici di scontinuità, quindi principalmente hanno un moto aereo, poi si ha un impatto e in relazione all'energia dissipata si può avere, e a quella residua, si può avere una ripartenza, quindi un rimbalzo, e a seguire fino all'arresto, cioè quando il masso ha dissipato tutta la sua energia. Come dicevo, la caduta massi è un fenomeno molto molto pericoloso in quanto è di elevata velocità, non dà segni premonitori, c'è un'alta frequenza degli eventi e quindi proprio per l'elevata velocità ha un'azione molto 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 distruttiva e pertanto sono fenomeni molto delicati da trattare e molto pericolosi. Come si studia un fenomeno di caduta massi, un costone roccioso suscettibile o un versante roccioso suscettibile di innesco di crolli? Allora, la prima cosa da effettuare è il rilievo geometrico tridimensionale del fronte. È fondamentale. Una volta ottenuto il rilievo geometrico tridimensionale, si effettuano dei rilievi geostrutturali in parete e delle ispezioni in parete volte ad individuare tutte le criticità, le emergenze idrogeologiche e a capire qual è la predisposizione del costone e quali sono gli elementi che potrebbero crollare. Successivamente quindi si redigono delle carte di suscettibilità all'innesco, si individuano i blocchi in parete removibili potenzialmente instabili e in seguito si effettuano degli studi traiettografici, ovvero gli studi delle probabili traiettorie di caduta dei massi per determinare innanzitutto il percorso di questi massi che si distaccano dalla propria sede e poi le aree suscettibili di invasione, quindi il ranotto di frana. E successivamente, in relazione a tutte queste informazioni acquisite e a questi studi effettuati, si possono proporzionare gli interventi di ingegneria geotecnica applicati alla difesa del suolo, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico. Quindi, dicevo, partiamo dalla ricostruzione del modello geometrico tridimensionale e quindi un rilievo fotogrammetrico o rilievo con tecnologia laser scanner, con droni, eccetera. Ormai le tecnologie sono sempre più spinte dal settore e qui c'è il rilievo fotogrammetrico, ho riportato qualche slide, il rilievo con laser scanner un esempio effettuato e coordinato da me di un costone roccioso subverticale e si è ricostruito il modello geometrico tridimensionale e la geometria dei blocchi potenzialmente instabili. Rilievo geostrutturale, quindi si parte da uno studio geologico strutturale generale dell'area per poi approfondire tale studio mediante o degli stendimenti geomeccanici, delle stazioni geomeccaniche oppure delle ispezioni in parete.
Queste possono essere eseguite anche entrambe, cioè sia le stazioni geomeccaniche che le ispezioni in parete. Poi è scelta del progettista, insieme, diciamo, congiuntamente al geologo incaricato, di verificare quale è più idonea da effettuare in relazione alle problematiche idrogeologiche del sito. Stazioni geomeccaniche. Le stazioni geomeccaniche si effettuano degli stendimenti, dei veri e propri stendimenti ortogonali, possono essere orizzontali o verticali lungo la parete, che hanno un'estensione almeno di 5 metri, lungo i quali si acquisiscono una serie di parametri geomeccanici che vengono poi trattati in maniera statistica per determinare quali potrebbero essere i potenziali cinematismi innescabili in seno al nostro costone roccioso oggetto di studio. E quindi tutti questi parametri geomeccanici che si acquisiscono secondo delle procedure ormai standardizzate dell'ISRM, l'International Society for Rock Mechanics, e che cosa andiamo quindi a rilevare mediante questi stendimenti? La spaziatura delle discontinuità, la giacitura, la lunghezza, la persistenza, la scabrezza o rugosità delle discontinuità. Ci sono poi vari strumenti, per esempio per la scabrezza abbiamo il pettine di Barton, l'apertura delle discontinuità, la forma, eventuale materiale di riempimento, perché il materiale di riempimento presente all'interno delle superfici di discontinuità ne condiziona la resistenza meccanica del giunto, perché in relazione allo spessore del materiale di riempimento interposto nel giunto di discontinuità rispetto va comparato tale spessore, molte volte è del materiale soffice, va comparato con lo spessore delle asperità, ovvero della scabrezza del giunto, perché se l'asperità è molto molto ridotta rispetto allo spessore del materiale interposto nel giunto, chiaramente la caratteristica meccanica del giunto è condizionata dalla resistenza meccanica del materiale interposto, viceversa la resistenza meccanica del giunto sarà caratterizzata dalla resistenza meccanica delle asperità. Pertanto tutti questi studi ci permettono di capire innanzitutto come e quali cinematismi possono verificarsi in seno all'ammasso roccioso e quali sono gli elementi lapidei, i blocchi potenzialmente instabili, e a caratterizzarne tutta la geometria. Azioni geomeccaniche. Poi, in seguito alla raccolta di tutti questi dati di campagna, vengono elaborati in maniera statistica, si effettuano anche delle prove di compressione mediante sclerometro da roccia, ovvero martello di Smith in sito, per acquisire dei parametri tipo JCS, e tutti questi dati poi vengono trattati in maniera statistica per tirare fuori delle proiezioni stereografiche tali da indicarci quali possono essere i cinematismi potenzialmente innescabili in seno al nostro costone roccioso, e poi effettuare una classificazione della bontà del nostro costone roccioso in termini geotecnici, classificazione tra le più note, quella di Beniaschi, Barton e Romana. Ho riportato qualche foto con esempio di stendimento geomeccanico. Questa è l'ubicazione dello stendimento, altra ubicazione dello stendimento, quindi abbiamo lo stendimento verticale e tutto il rilievo delle fratture, l'ubicazione delle fratture con la misurazione delle fratture di tutte le caratteristiche di queste discontinuità. Altro esempio realizzato di stendimento geomeccanico realizzato in corrispondenza dell'arco di Palinuro in Cilento, provincia di Salerno. Altro esempio di rilievo geomeccanico, ecco, come potete vedere, lungo questa stazione geomeccanica sono state rilevate delle fratture appartenenti ad un sistema, quelle in verde, e quelle in rosso appartengono ad un altro sistema. Le ispezioni. Molto spesso non occorre effettuare soltanto un'analisi di tipo statistica delle caratteristiche delle discontinuità, ma può essere utile effettuare delle ispezioni su delle aree puntuali, su dei blocchi puntuali, sempre atte
a misurare una serie di parametri, delle caratteristiche delle discontinuità, però ci sono delle singolarità che vanno ispezionate puntualmente e pertanto si effettuano le ispezioni in parete con geologi rocciatori che operano in cordata secondo delle tecniche alpinistiche e scendendo in parete vanno a rilevare tutte le caratteristiche delle discontinuità che sono le stesse che abbiamo visto per gli stendimenti geomeccanici, però magari di un singolo blocco o di più blocchi, vanno ad individuare geograficamente la posizione dei blocchi, la geometria e quali potrebbero essere le problematiche del blocco e i potenziali cinematismi che il blocco potrebbe subire in caso di variazioni di condizioni al contorno. E quindi abbiamo le classificazioni poi dell'ammasso roccioso che si effettuano in seguito all'elaborazione di tutti i dati geomeccanici raccolti in sito. Quindi abbiamo il Rock Mass Rating di Beniaschi e poi la classificazione di Romana, e in base a queste classificazioni possiamo ottenere utili informazioni e caratterizzare la resistenza e dell'ammasso roccioso, quindi avere i parametri geotecnici funzionali poi alla progettazione delle opere di mitigazione del rischio, opere di difesa attiva o passiva, secondo dei casi. Caduta massima, quindi abbiamo già visto come si sviluppa, in questa foto è ben rappresentato il fenomeno, quindi sia il distacco, l'impatto, il rimbalzo, per successivi rimbalzi fino all'arresto quando il masso ha dissipato tutta la sua energia di partenza. Un ruolo fondamentale nell'analisi dei fenomeni di caduta massima svolgono i coefficienti di restituzione energetici all'urto, coefficiente di restituzione normale e tangenziale. Tali coefficienti vanno chiaramente rapportati al tipo di terreno sul quale il masso imbatte, in quanto abbiamo terreni maggiormente assorbenti, più soffici, e terreni meno assorbenti, più rigidi. Pertanto, quando il terreno è più ha una capacità di assorbire energia maggiore, e quindi il masso ne perde energia, può fermarsi, oppure può ripartire con un'energia minore. Viceversa, se non dissipa energia, riparte con la stessa energia di impatto. Successivamente, una volta catalogati quali sono e rilevati i massi potenzialmente instabili, si effettuano poi delle analisi traiettografiche bidimensionali o spaziali delle probabili traiettorie dei massi in caduta. E per assegnare i coefficienti di restituzione per aree omogenee lungo il pendio è fondamentale innanzitutto effettuare un rilievo geologico delle coperture, delle colture di coperture del substrato, dei substrati rocciosi, e poi magari alcune volte, dove è possibile, effettuare una taratura di questi parametri mediante delle back analysis ricostruite su eventi pregressi. Poi successivamente si effettua la progettazione vera e propria delle opere di mitigazione del rischio. Quindi abbiamo due grandi famiglie, gli interventi di difesa attiva e gli interventi di difesa passiva. Gli interventi di difesa attiva tendono ad evitare che si inneschi il fenomeno franoso, quindi a bloccare il blocco o la porzione di ammasso roccioso in parete prima che essa possa muoversi. Gli interventi di difesa passiva invece tendono ad intercettare a valle i blocchi che potrebbero crollare. E ho riportato una classifica degli interventi di difesa attiva in questa slide e gli interventi di protezione passiva. Tra gli interventi di protezione passiva più famosi abbiamo le barriere paramassi, i rilevati paramassi, le gallerie paramassi, mentre tra gli interventi di difesa attiva possiamo ascrivere le chiodature, bullonature, tirantature o i rafforzamenti corticali, le legature o fasciatura, eccetera. Ora vediamo qualche caso di studio nell'ambito del quale sono stato protagonista o come progettista o altre volte come consulente geotecnico. Il primo caso di studio che andiamo ad analizzare tratta del comune di Sala Contilina, in provincia di Salerno, nel Val Ridiano, e abbiamo effettuato lavori di sistemazione idrogeologica di due località ad elevato rischio idrogeologico. Siamo in un contesto
carbonatico, dove abbiamo come unità di base geologici e calcari e le dolomie. Siamo in un'area fortemente interessata dalla tettonica, difatti il Val Diano si imposta su un graben, ovvero abbiamo la piana, che è una piana tettonocarsica. Queste sono le due aree studiate. Come potete vedere da questa sezione geologica, da monte verso valle, quindi riconosciamo le unità carbonatiche, le dolomie, poi scendendo più a valle abbiamo un detrito di falda, per poi passare all'unità fliscioide e fino ad arrivare alla piana alluvionale del Vallo di Diano. I costoni rocciosi sono di natura carbonatica, sono interessati da una fitta rete di discontinuità, come vi dicevo prima, possono essere di natura tettonica o di natura sedimentare, che condizionano chiaramente le caratteristiche della meccanica e la stabilità del costone roccioso. In particolare, il comportamento degli ammassi rocciosi fessurati, come quello del comune di Sala Consilina, carbonatica, è ben rappresentato dal modello rigido discontinuo, in base al quale eventuali dissesti possono verificare per rottura lungo i giunti delle superfici di discontinuità. Pertanto è fondamentale acquisire tutte le caratteristiche delle discontinuità per individuare quali potrebbero essere i blocchi suscettibili di crollo. E questo abbiamo effettuato. Quindi la prima cosa che abbiamo effettuato è un rilievo geometrico tridimensionale. Nella presente slide ho riportato un'area rilevata mediante laser scanner. Come potete vedere, nella parte mediana si vede anche una barriera esistente di vecchia generazione, le barriere rigide non ad elevata deformabilità, quelle di vecchia generazione. Quindi rilievo geometrico tridimensionale dell'area, rilievo geostrutturale in parete, questo è ancora un rilievo con laser scanner, le proiezioni stereografiche, e quindi rilievo geostrutturale in parete con l'acquisizione di tutte le caratteristiche della discontinuità, trattazione statistica di queste caratteristiche della discontinuità, analisi e caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso, per poi addivenire ad una valutazione sulla stabilità. E pertanto dalle analisi effettuate sia lungo stazioni geomeccaniche che con rilievi puntuali in parete, ci si è accertati di quali potevano essere i potenziali cinematismi che interessavano il costone roccioso, quindi dai ribaltamenti agli scivolamenti, crolli di elementi a mensola, oppure scivolamento di blocchi semplicemente poggiati sul pendio. Poi mediante i software della GeoStru, in particolare il software sia GeoRock 2D che 3D, quindi analisi bidimensionale e tridimensionale, ho effettuato il calcolo delle probabili traiettorie descritte dai massi in caduta, dopo aver effettuato per il mio versante in studio una zonizzazione delle aree in termini di coefficiente di restituzione all'urto tangenziale e normale, dove per coefficiente di restituzione normale e tangenziale vengono definiti come il rapporto dell'energia post e pre-impatto. Questo è il DTM, modello digitale del terreno, quindi in base al rilievo ho ricostruito il DTM mediante il software TriSpace, molto utile, della GeoStru, e come vedete, ecco, i diversi colori rappresentano le classi omogenee in termini di acclività. Questa è la simulazione effettuata col GeoRock 2D. Come potete vedere, ho indicato una serie di punti di potenziali nicchie di distacco, e quindi dopo aver imputato i parametri che governano l'analisi della caduta massi, quindi velocità iniziale, dimensione del blocco, eccetera, eccetera, ho effettuato le analisi traiettografiche e ho determinato i massimi ranot, ovvero le aree di invasione da parte dei massi in caduta. Successivamente ho effettuato la simulazione con l'opera di difesa passiva, una barriera paramassi ad elevato assorbimento di energia, 2000 kJ energia di progetto, e come potete ben vedere i blocchi vengono tutti arrestati a monte, quindi mitigando il rischio per le aree di valle. Ho effettuato lo stesso ragionamento mediante un'analisi traiettografica spaziale. Come potete vedere, i colori differenti rappresentano le aree omogenee in termini di coefficienti di restituzione all'urto. E quindi ho simulato
la discesa dei singoli blocchi per determinare le aree di invasione. Successivamente ho effettuato la stessa analisi con l'opera di difesa passiva, la barriera paramassi, e come potete vedere vengono tutti arrestati i blocchi. Ho trasposto questi risultati su di una ortofoto per far capire il rischio per le aree, per l'abitato posto immediatamente a valle, e come potete vedere a monte era presente anche una vecchia barriera paramassi, la quale è stata completamente distrutta dai blocchi distaccati. E quindi questo era lo scenario di pericolosità nell'ex ante. Nel post, come potete vedere, la mia barriera proporzionata è riuscita ad arrestare tutti i blocchi potenzialmente instabili e pertanto a mitigare il rischio per l'abitato di valle. Nell'ambito di questo progetto sono stati anche chiodati degli elementi potenzialmente instabili di grossa volumetria, questo che vedete circa 100 metri cubi, completamente discontinuo, tagliato alle spalle da una superficie di discontinuità, quindi un intervento molto molto importante. Abbiamo deciso prima di fasciarlo mediante delle funi metalliche ancorate alla roccia sana lateralmente integra, e successivamente di effettuare proprio delle chiodature sul prospetto. Come potete ben vedere in questa slide ho riportato le caratteristiche geometriche e le caratteristiche dell'intervento effettuato, ovvero dei tiranti passivi barre dividag, profondità 10 metri, 30 tiranti, diametro 26,5 e la diametro di perforazione 90 mm. Quali sono stati gli interventi che abbiamo realizzato in queste aree? Innanzitutto una pulizia e disgaggio di tutte le aree oggetto di intervento, poi un rafforzamento della fascia corticale di roccia alterata mediante rete in aderenza armata, adeguatamente armata e rinforzata mediante reticolo di funi a maglia romboidale, poi placcaggio diretto di elementi potenzialmente instabili di determinate volumetrie previa imbracatura mediante funi metalliche ed ancoraggio laterale. Poi abbiamo realizzato la barriera paramassi ad elevato assorbimento, quella proporzionata che avete visto in precedenza, a 2000 kJ come urto di progetto, e abbiamo concluso gli interventi mediante l'implementazione di un sistema di monitoraggio in remoto sia delle barriere paramassi esistenti che quelle di progetto, nonché di qualche masso removibile potenzialmente instabile a seguito dell'intervento, proprio per monitorare nel tempo l'efficacia e l'efficienza del nostro intervento. Queste sono alcune foto del post intervento. Potete vedere la rete armata, la barriera paramassi progettata. Passiamo al caso di studio numero 2. La costiera amalfitana, siamo a Maiori, è stata colpita nel dicembre del 2019 a seguito di intensi e ripetuti eventi piovosi da numerose frane che partono da Cetara, Maiori, fino ad Amalfi. Noi ci siamo occupati della frana avvenuta, dei lavori di somma urgenza per caduta massi avvenuti sulla SS163, la strada amalfitana, al chilometro 39+500, località Capodorso. Quindi che cosa è accaduto? È avvenuto un vero e proprio crollo lungo una superficie subverticale. Come potete vedere, questa è Maiori, ho riportato l'abitato di Maiori, la zona oggetto del distacco del crollo, questa è la zona di nicchia, quindi è avvenuto un crollo. Il crollo è partito da una superficie subverticale, da un elemento morfologico subverticale interessato a un versante di faglia, e rotolando ed impattando sul substrato carbonatico ricoperto da un film sottile di detrito piroclastico, si è incanalato nell'ambito di un valore seguendo una traiettoria a zigzag e è arrivato fino alla 163 arrecando seri danni alla strada e per fortuna non a persone e o cose, ma solo per fortuna. Questa in rosso è l'area oggetto di ispezione a seguito dell'evento franoso, in particolare si sono distaccati alcune centinaia di metri cubi di blocchi che hanno invaso la strada e hanno completamente distrutto il parapetto, hanno oltrepassato la strada proseguendo il loro cinematismo
sul pendio a valle. Quindi è stato effettuato subito un sopralluogo dell'area di studio, un rilievo geometrico tridimensionale mediante drone ed un rilievo geologico, geomorfologico e geostrutturale del costone roccioso. Per i rilievi geostrutturali mi sono avvalso della collaborazione di un geologo specialista, del geologo rocciatore, il dottor Luca Cozzolini, il quale ha caratterizzato sotto il punto di vista geomeccanico il costone oggetto di intervento. Come potete vedere nell'immagine a sinistra è un'immagine satellitare che individua l'area di distacco della massa rocciosa prima dell'evento. A destra ho riportato la nicchia di distacco e la direzione di scivolamento di questa grossa massa di massa rocciosa che poi imbattando sul suolo si è frantumata e ci ha provocato il rotolio e il rimbalzo di numerosi blocchi che hanno invaso poi la sede stradale sottostante. Sotto il profilo morfologico parliamo sempre di contesti carbonatici, quindi un versante carbonatico fortemente diciamo con elevata acclività e con dei salti morfologici in corrispondenza proprio dei piani di faglia. Come vi dicevo, una porzione del nostro costone è ricoperta da un sottile spessore di materiale piroclastico, un substrato carbonatico costituito dalle dolomie grigio chiare del Giurassico inferiore. E quindi i blocchi distaccatisi dalla parte alta hanno rotolato fino ad invadere la 163. Io ho riportato la carta geologica, estratta dal uno straccio della carta geologica, estratto dal progetto CARG. E questi sono i blocchi arrivati sulla sede stradale, quindi vedete, sono belle volumetrie in gioco. Come vi dicevo, il versante è interessato da numerose faglie che insieme alle fratture, ad altri tipi di fratture e alla stratificazione che immerge a reggi poggio, traverso poggio con immersione verso nord-ovest di circa 30-40 gradi, ha isolato questi blocchi potenzialmente instabili, con dimensioni variabili a pochi metri cubi a diverse decine di metri cubi. Sì, sono alcune foto del post-evento, subito quando intervenni all'indomani dell'evento franoso, e quindi potete vedere che l'elevata capacità distruttiva di questo evento, per fortuna, non ha recato danni a persone e o cose, anche perché la strada è molto, molto trafficata. In seguito ai rilievi geostrutturali effettuati, quindi abbiamo individuato le principali emergenze limitatamente all'area oggetto di investigazione, quindi all'area di studio, e quindi abbiamo classificato, come potete vedere in tabella, tutti i blocchi potenzialmente instabili con la descrizione dei potenziali cinematismi che potevano verificarsi, la volumetria di questi blocchi, l'orientazione delle principali fratture e discontinuità che li isolavano, per poi essere trattati questi dati in maniera statistica, come potete vedere, per singolo blocco sono state effettuate le ciclografiche e è stato determinato il potenziale cinematismo, il più probabile cinematismo che poteva innescarsi, sono stati tutti i blocchi ubicati poi su una cartografia mediante il rilievo delle coordinate geografiche in campo e in seguito a tale problematica, dopo aver effettuato delle analisi traiettografiche che vedremo successivamente, abbiamo individuato gli interventi atti alla mitigazione del rischio. Quindi prima un intervento di pulizia di tutto il versante con l'eliminazione di alberi e di vegetazione coinvolta nel movimento franoso, perché poi i blocchi hanno divelto alcuni alberi, quindi c'è stata effettuata una pulizia, un disgaggio, sono state predisposte tre file di piccole barrierine per il contenimento del dominio ed è stata proporzionata poi una barriera ad elevata energia, urto di progetto 2000 kJ, installata lungo il versante per contenere una serie di blocchi. Per due blocchi in particolare di volumetria considerevole maggiore a 50 metri cubi è stato previsto un intervento di stabilizzazione, intervento di tipo attivo di stabilizzazione in parete. Quindi abbiamo effettuato mediante il software di analisi spaziale delle traiettorie dei massi descritte dai massi in caduta, il software Geroc 3D della GeoStru, abbiamo effettuato
questi scendimenti, dopo aver assegnato i coefficienti di restituzione, in tabella qua vedete le caratteristiche dei blocchi simulati e sulla destra l'ubicazione nel modello tridimensionale dei blocchi simulati. Quindi abbiamo subito tirato fuori dal rilievo geometrico tridimensionale il DTM, mediante il software 3Space e la GeoStrew, e quello che vedete sulla destra è il modello tridimensionale dove i colori rappresentano le aree omogenee in termini di coefficienti di restituzione all'urto. Questa fase è fondamentale, perché se si sbaglia a perimetrare le aree in termini di coefficienti di restituzione all'urto, possiamo avere risultati molto 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 differenti. E pertanto per ogni unità litologica sono stati individuati set di parametri di coefficienti di restituzione all'urto, sia tangenziale che normale, il calcare, la strada e la piroclastia. Abbiamo effettuato le traiettorie, quindi la simulazione degli scendimenti, simulazione spaziale in 3D, e abbiamo ottenuto utili informazioni per proporzionare l'intervento di difesa passiva, ovvero la barriera paramassia dell'elevato assorbimento di energia. Quindi qui ho riportato il diagramma delle altezze delle parabole e il diagramma delle energie dei massi in caduta. Pertanto, in relazione alle altezze raggiunte dalle parabole dei massi lungo i loro percorsi e alle energie che hanno acquisito, si va a proporzionare la barriera paramassia e la si va anche a posizionare, ad ottimizzare la posizione della barriera paramassi proprio cercando di andare ad individuare quel punto nel quale le altezze siano più basse, le energie siano più basse, in modo da ottimizzare la progettazione dell'opera di difesa passiva. E così è stato fatto, e abbiamo ottenuto la posizione ottimale della barriera, tale da riuscire a fermare tutti i blocchi potenzialmente instabili. Ho riportato sempre i diagrammi di energia nel post e dell'altezza dei massi in caduta. Questa è la tipologia di barriera paramassi progettata, queste sono le foto durante la realizzazione e l'installazione dell'opera di difesa passiva, quindi una barriera di 2000 kJ, classe energetica 5, altezza di intercettazione 4 metri, e abbiamo anche le caratteristiche MEL e SEL. Caso di studio numero 3, santuario di Monte Vergine a Mercogliano, lavori di messa in sicurezza dell'ammasso roccioso incombente sul sentiero pedonale del santuario di Monte Vergine. Allora, qua ci troviamo nella Vellinese e il sentiero dei pellegrini, il sentiero della Via Crucis, che conduce praticamente, dove effettuano la Via Crucis, conduce al santuario molto famoso di Monte Vergine. Su tale tragitto praticamente incombeva un grosso blocco completamente isolato da una serie di discontinuità alle spalle e una discontinuità basale, e pertanto il percorso era a rischio, e ci chiamarono, e quindi effettuavamo subito un rilievo geometrico dell'ammasso roccioso, un rilievo geostrutturale in parete, ed andammo ad individuare quali erano le criticità in relazione alle caratteristiche delle discontinuità e alla geometria del blocco presente. In particolare si trattava di un blocco di circa 1000 metri cubi che aveva una larghezza media di 8-10 metri e un'altezza di 15 metri con pendenza subverticale. In questa slide ho riportato le risultanze delle proiezioni stereografiche. Quindi, che cosa in particolare? Questo era il grosso ammasso nella sua interezza, come potete vedere, e le principali famiglie di discontinuità subparallele, e poi vi erano anche dei giunti subortogonali che, innanzitutto, questa discontinuità basale isolava il blocco sia alla base lungo una superficie di scivolamento che lateralmente. Quindi le prime verifiche sono state condotte proprio nell'ipotesi di un potenziale movimento dell'intero ammasso. Successivamente, in relazione ai rilievi geostrutturali, è stato anche verificato che tali superfici poi erano presenti delle altre superfici di discontinuità che isolavano l'intero blocco in tanti mini blocchetti, e pertanto in relazione a questo contesto ci sono proporzionati gli interventi di difesa idrogeologica. Questa era una mensola a sbalzo, probabilmente il blocco aveva già subito dei piccoli
movimenti. Abbiamo effettuato innanzitutto per la sistemazione globale dell'ammasso roccioso un intervento di difesa, di ingegneria geotecnica di difesa attiva, ovvero delle chiodature di profondità 10 metri, chiodi pastiranti passivi, barre di tipo Dividag, di profondità 10 metri, per ancorare l'intero blocco alla roccia integra. Questo è stato, il calcolo è stato effettuato mediante il software della GeoStru Rockplane, molto molto affidabile, personalmente l'ho testato in più casi, e proprio in questo caso specifico abbiamo anche su richiesta del Genio Civile, oltre alla validazione del software, ci hanno chiesto anche di presentare l'equivalente calcolo effettuato manualmente per vedere per dimostrare appunto l'affidabilità dei risultati. Oltre a questo intervento sull'ammasso roccioso, è stata anche apposta una rete di protezione corticale adeguatamente rinforzata mediante un reticolo di funi a maglia romboidale. Ed il blocco, prima di essere chiodato, è stato anche fasciato in modo tale da poter effettuare le lavorazioni in condizioni di sicurezza. Questo, come vedete, il prospetto, la frattura terco e basale era costituita da un po' di materiale di riempimento e questa alla base del sedile. Quindi immaginate questo grosso elemento lapideo incombente su un sentiero molto molto frequentato, perché diciamo è una meta turistica molto importante il santuario di Monteverde. E questo è il prospetto con la disposizione dei tiranti maglia 2x2. Questa è una foto dopo la realizzazione dell'intervento, come vedete quindi le funi di fasciatura laterale ancorate alla roccia sana mediante i tiranti passivi, poi abbiamo effettuato la chiodatura e la rete per il contenimento dei blocchi più piccoli del rito minuto. Altre foto dell'intervento in fase di realizzazione e immediatamente a seguito della realizzazione quando effettuavamo alcune prove sui tiranti. Caso di studio numero 4. Parliamo di Sorrento, penisola sorrentina, Napoli. Abbiamo effettuato uno studio geotecnico e strutturale della falesia del Cuoro finalizzato a definire la suscettibilità all'innesco, al transito e all'invasione per frane e rocce. E quindi una proposta finale di perimetrazione dell'area di arenire da interdire al pubblico. Perché pericolose? Perché diciamo suscettibile di invasione da parte dei maschi in caduta. Quindi abbiamo subito effettuato il rilievo geometrico tridimensionale mediante drone, un rilievo in parete sia degli stendimenti geomeccanici che un rilievo delle ispezioni puntuali per i singoli blocchi di una certa volumetria, e quindi abbiamo caratterizzato la falesia. Stiamo parlando di l'area investigata ubicata in località Pignatello del comune di Sorrento. Morfologicamente l'area consta di un terrazzo sommitale, un terrazzo marino, che presenta un'altitudine circa di 30 metri. Alla base abbiamo una piattaforma di abrasione marina, in parte modificata dall'uomo. La falesia è completamente subverticale e è un'area ad elevato rischio e pericolo da frana, classificato secondo il piano stralcio per l'assetto geologico dell'autorità di bacino, e poiché presentava tale falesia una morfologia molto articolata, lo studio è stato condotto per settori omogenei, quindi individuando quattro settori, escludendo il quarto settore dove non si è voluti intervenire. Andiamo a vedere le criticità per i primi tre settori. Questo è un rilievo topografico zenitale inerente al settore 1. Quindi sono state rilevate le classiche caratteristiche delle discontinuità che abbiamo già enunciato in precedenza, secondo la metodologia e le raccomandazioni dell'ISRM. E quindi settore 1. Settore 1 si presenta circa lungo 40 metri, si sviluppa in direzione nord 120 con inclinazioni subverticale. Per la maggior parte, come potete vedere, è costituito da rocce carbonatiche ben stratificate, con si vedono chiaramente delle mensole ascrivibili a fenomeni di crolli pregressi, e in relazione al quadro fessurativo del costone determina condizioni per il verificarsi di cinematismi di tipo scivolamento planare e scivolamento acuto. È stato individuato
il blocco di progetto 0607 metri cubi, che poi ci è servito tale dato per effettuare le simulazioni delle probabili traiettorie dei massi in caduta. Settore 2, analogo, abbiamo nella parte basale il calcare affiorante e nella parte sommitale il complesso fliscioide. I potenziali cinematismi che potevano verificarsi in relazione ai risultati delle indagini geostrutturali erano i crolli diretti e il blocco di progetto risultato 0,8 metri cubi. Ultimo settore, terzo settore, lungo circa 60 metri, sempre quasi subverticale, presenta l'affioramento, la sequenza fliscioide, costituita a costituzione prevalentemente arenacea, con una grossa porzione di membri calcarenitici stratificati. Potenziali cinematismi, crolli diretti, blocco di progetto 0,8 metri cubi. Successivamente sono stati individuati i coefficienti di restituzione normale e tangenziale, tutti i parametri di input per simulare un evento di caduta massima mediante l'ausilio del software GeoRock 2B. Sono stati effettuati lungo diverse sezioni della Farese analisi bidimensionale delle probabili traiettorie dei massi in caduta, utilizzando come volume di progetto un blocco di progetto di un metro cubo. E pertanto, grazie a tale simulazione, è stato possibile individuare le aree in ranot di frana, le aree di massima invasione. Le simulazioni sono state effettuate lungo tutte queste sezioni che vedete in rosso, al fine di delimitare l'area di massima invasione, quindi il ranot, e la linea che vedete in ciano rappresenta la linea di inviluppo massimo, di massimo avanzamento da parte dei massi in caduta, e quindi è stata redatta una carta della suscettibilità all'invasione da parte dei blocchi rocciosi. Concludo il mio intervento con un pensiero di tre grandi geotecnici, ovvero la missione dell'ingegnere sia quella di dare concretezza alle idee attraverso un processo che, oltre al prerequisito di rispettare i principi della meccanica, richiede una conoscenza di pregresse esperienze. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Ho lasciato nella slide finale i miei riferimenti. Grazie.